C'è una relativamente piccola ma assolutamente prestigiosa realtà italiana delle moto speciali che si è da tempo imposta all'attenzione di tutti gli esperti mondiali del movimento custom. Si chiama Abnormal Cycles, un nome che ovviamente incuriosisce. Abnormal nasce 8 anni fa con il mio primo socio che mi introdusse in questo mondo. A lui piaceva molto, se lo sentiva, e quindi anche per quello abbiamo buttato il nome. Purtroppo le strade si sono divise quasi subito, ma il pasticcio era fatto e allora l'abbiamo mantenuto. Comunque ci rispecchia perché cerchiamo di uscire un po' dalla normalità, quindi quello che gli schemi normali del custom. Cerchiamo di differenziarci, ma noi ci proviamo con tutte le nostre forze. Samuele Reali e la sua crew possono vantare un risultato davvero clamoroso. La vittoria assoluta nel bike show più prestigioso al mondo. La finale AMD di Sturgis nel South Dakota, dove ogni anno si radunano in agosto circa 500.000 di bikers da tutto il mondo. Un titolo che vale quanto e più di un diploma di laurea in questo ambiente. È stata anche la soddisfazione più grande, secondo me è tutto merito della Union, che è stata un'esperienza di vita, oltre che una moto bellissima, ha riunito un sacco di gente, un sacco di energia, e l'ha fatta sua e diventando veramente una bella moto. Tutto grazie a lei e a tutto il team che ha lavorato su. E il vero segreto è anche l'affiatamento tra gli artigiani che lavorano. Qua è tutto fatto a mano, come nella Union, come in tanti progetti che affrontiamo. Questo affiatamento tra di noi ha degli ottimi risultati. Perlomeno lo dice la gente, lo dicono gli altri. Per noi cerchiamo sempre di lavorare al massimo di quello che riusciamo a fare. Divertendoci anche, soprattutto. Basta scorrere le moto esposte nello stand degli amici Abnormali per vedere che il filo conduttore del loro lavoro è legato alle moto d'antan, quelle che hanno 40 anni e più sulle proprie ruote, quelle romantiche ed evocative fatte di ghisa e di ferro, insomma. Una vena decisamente poetica. E la passione è dagli anni 20 agli anni 50, quella forte, quindi io lì riesco, legata molto alla passione di quello che piace a me, riesco a esprimermi. La moto in generale è quello che ci piace, però le retro hanno questo fascino per me dovuto agli anni, dovuto al fatto che tutti questi anni li racchiudi in qualche pagina di manuale o in qualche racconto, e quello è il valore aggiunto, secondo me. Infatti cerchiamo sempre di usare nel cuore delle moto parti realmente vecchie, telai degli anni 30, telai degli anni 20, motori degli anni 40, tutti con una loro storia sulle spalle, quello ti nutre. Secondo me, almeno a me, poi io lo trasmetto a tutti quelli a cui piace. Un'altra fissazione di Samuele e compagnia sono i sidecars, i tre ruote con carrozzino, moto che ultimamente stavano lentamente scivolando nell'oblio altrimenti. I sidecar erano dei bei mezzi di trasporto anche per la famiglia, per tutti. Io ho avuto un desiderio di condividere con mio figlio, che è piccolino, ha 10 anni, le vibrazioni, le emozioni che può dare la moto. Sulla moto ragazzi piccoli o comunque la tua compagna, sai, legare la famiglia al lavoro è molto importante. Sono riuscito a condividere qualcosa in più con lui, questo mi ha riempito il cuore. Riesco a trasmetterlo anche alle persone che me li chiedono, perché anche loro apprezzano molto il fatto di poter condividere il viaggio con un compagno. Bellissimo, ottima unione. La moto in solitaria è tua, è tutto, però è un'altra cosa, proprio una cosa diversa. Il successo di Abnormal Cycles si tramuta in tante belle motociclette, sempre tutte sotto le luci della ribalta. Una discreta quantità di clientele, naturalmente noi affrontando un pezzo dopo l'altro a mano, abbiamo il tempo che comanda e pian pianino una dopo l'altra stiamo riuscendo a sviluppare anche sul desiderio dei clienti che si ritrovano con le nostre, con quello che piace a noi, con le nostre linee. Solo che ripeto, con due mani possiamo farle pian pianino. Abbiamo un bel progetto in cantiere che viene subito dopo di questa, che è l'ultima realizzazione che abbiamo fatto, solo che ha necessità dei tempi tecnici, quindi non più quelli da fiera, da manifestazione, per far vedere le cose devono essere fatte con i tempi giusti, con la massima qualità. Pian pianino arriverà anche lei e poi quella dopo.